quando era ieri? L'altro mese? Non venite da troppe parte, perché sennò là non c'è nessuno. Sì, qualcosa. Ma quando era ieri? Devi parlare più forte! Sì, qualcosa. Ma quando era ieri? Lo scorso mese? Siamo la coppia più aga del mondo. Vai, ecco qua. Ma no, ma come siamo dei rompiscatole di qualsiasi, ce lo dicono sempre, ma quando hai finito di rompere? Sì, e poi perché vi siete scambiati i vestiti? Vedi, dobbiamo stare insieme un altro po'. All'improvviso la mamma ti lascia da solo e per incasare solo la sera. E tu? Trovi al suo posto qualcuna? La nonna, la zia, la babysitter, la tv, insomma un sostituto. E cominci a vedere tuo padre che fa le cose che faceva prima la mamma, metterti la sciarpa, ricordarti la merendina, perfino cucinare. E tu non capisci più chi sia la mamma e chi il papà. E soprattutto quando tua mamma torna la sera ti domandi, ma è la stessa di prima che conoscevo io e che si occupava di te? Vi sentite soli e abbandonati. Ma in realtà siete sempre in compagnia di qualcuno, cioè qualcuna, insomma ci siamo capiti, no? Ormai ci conosciamo, no? Credo che tu ti chiami solo in soletto perché sei un piccolo sole che illumina, le fate venire le idee. Alzate la voce, va bene, però anche più abituati. Ciao, Betty. Ah no, E poi ci sono anch'io, sempre in serbo qualcosa. E poi ci sono anch'io, ho sempre in serbo per voi qualcosa o qualcosa. Allora non siamo dei rompiscatole qualsiasi. Ma no, siete preziosi, siete pezzi unici. E ci sarà sempre qualcuno che vi vuole bene, o qualcuna. È qui la festa. Che bellezza, è tutto un brulichio di paura è qui. Noi ci siamo tutti, Ragnetti, Pidocchietti, la mia tarantola, Moscerini. Ah, a proposito di Moscerini, manca Fantasmino. Eccomi. No, comunque io sono qua. Francesco, vieni qui davanti quando fai eccomi. Verso di noi. Eccomi. Ok. Vai, davanti. Allora. No, dopo la sua. Che casino. Caterina, dai, ti prende. Pensare ai consonanti. Trasformata si è già in un blocco di ghiaccio, ne ha fatto. Adesso sale un po' meno stesso. Ok. Caterina, dai che ti prende. Con tutta questa gente che mi guarda, sono gambe che mi tremano, non posso neanche nascondermi in bagno. Qualcuno faccia qualcosa. No, serve aiuto. No, dopo quello. Qualcuno faccia qualcosa. Allora, quando parli, se non posso
in parte una cosa strana. Allora, ripartiamo da Vittoria. No, non è che Vittoria. Il passo qua. Guarda. Trasformato si è già in un blocco di sale. Ma stai zitto, Trasformato si è già in un blocco di sale. Che fa? Qualcuno? Qualcuno faccia qualcosa, visto. Ovviamente e dai, che fate? No, no, ci ho battuto loro, vai. Ambiguità è una parola. Una parola sola, con l'accento sulla A. Ma che fate? E ce l'hai chiesto tu? Hai detto qualcuno faccia qualcosa. E noi ci scambiamo di nuovo i ruoli. Oh no. Ci penso io a sbloccare la situazione. Ma dove hai messo il calabrone? Oh, che paura! Caterina e dai, chi ti prende? È giusto. No, lei c'è fantasmino, ma dove vivi? Io sono... Non gli ho paura di recitare, ce ne fa. Ma la paura di recitare è stata tagliata? Sì, te la da fuori. Vai. Ne fa. Ha paura, non ce la fa. E qui, di solito, con la paura di recitare, entro in scena io. Vieni avanti. E qui di solito con la paura di recitare entro in scena io. Ma mi sa che paura di recitare, addio, ormai si è tramontata. Tra i bimbi d'oggi nessuno ha più paura di salire un palcoscenico e fa brutta figura. Anzi, di solito non vedono l'ora di partecipare a un show o far brutta figura. Oh no! Guarda la canora! Recitare, entro in scena io, ma mi sa che paura di recitare, addio. Tra i bimbi d'oggi nessuno ha più paura di far brutta figura o salire un palcoscenico. Di solito non vedono l'ora di partecipare a un show o fare una gara canora. Ancora. Poi? Caterina agisci! Caterina agisci! Che entusiasmo! Ma mi guardare i capelli, vai. È lei. Ma ho tutta questa gente che mi guarda, le gambe che mi tremano, non posso neanche nascondermi in bagno. No! Ascolta Caterina, manca poco la fine, ce l'hai fatta fin qui. Ma davvero ce l'ho fatta? No, guarda. Certo, ce la farai fino alla fine, non è vero? Sì. Ecco, ve lo dicevo io che sarebbe arrivato il momento di salutarci. Ora non c'è più bisogno di me. Neppure di noi. Che bellezza. Ma voi alla fine avete paura? A che cosa servite? Che domande, serviamo a crescere. A farvi amare le creaturine. Che schifo. A farvi amare i vostri simili. No! A farvi diffidare dagli alieni. A non farvi entrare scemi. Noi paure serviamo a rendervi consapevoli. A farvi fare addosso. A farvi star bene con voi stessi. A farvi essere diversi con i diversi. Basta! A farvi studiare, a farvi dire ce la faccio. Mi sento uno straccio. Serviamo a farvi tremare. A farvi scappare. A farvi restare umani. A farvi